Ciao a tutti, solo due parole per far capire quello che succede in Italia. Due pesi e due misure. Io sono disabile gravissima, costretta a vivere da sola perché non ho nessun familiare convivente con me, nessuno può farlo. Ho 56 anni e sono nonna. I miei genitori, anche fossero vivi, avrebbero più di 100 anni ormai, perché sono nata tardi. E comunque non ho nessuno che vive con me. Ho i fratelli lontani, un figlio sposato con i nipotini che deve guardare e deve accudire loro, vengono a trovarmi quando possono. Quindi devo vivere da sola qui e ho bisogno di assistenza. La Costituzione, la legge 104, 328, tutte le leggi dicono che ho diritto ad essere assistita giorno e notte. Dovrei vivere con dignità. Allora, io non so se l'ho persa del tutto la dignità a forza di fare appelli, però vedo sempre due pesi e due misure. A me non risponde nessuno, nessuno si occupa di me, oltre agli amici di Facebook e altre persone che quelle persone che giornalmente lasciano le loro famiglie per venire ad aiutarmi, oppure faccio debiti per pagare l'assistenza. Un'assistenza che, ripeto, ho diritto di avere 24 ore su 24 come diritto. La Costituzione lo dice, che è lo Stato che quando uno è solo deve essere aiutato, come vengono aiutati giustamente i profughi. Però di loro si occupano tutti, si sono mossi anche i vescovi. Per me non si muove nessuno, nessuno mi risponde, nessuno ha risposto mai a una PEC dall'anno scorso. Ho smesso di mandarle perché ormai tanto non mi risponde nessuno. E tutti fanno finta di non vedere che esisto, ma io esisto. Sono malata di sclerosi multipla, sono disabile gravissima. E nel 2013 sono caduta perché non ho avuto l'assistenza che chiedo. E dal 2007 non posso uscire da sola, non ho diritto neanche un'ora d'aria io. I carcerati sì, hanno 3 ore d'aria al giorno. Io invece sono costretta a stare a casa giorno e notte da sola, senza assistenza se non ho i soldi per pagarla. E non ce li ho i soldi per pagarla, perché la pensione con l'accompagno, lui mi dice tutti, ma non hai la pensione con l'accompagno? Sì, ho la pensione con l'accompagno, ma devo pagare l'affitto, le bollette, la luce, l'acqua, le medicine che non posso permettermi di comprare, perché gli integratori, che sono l'unica cosa che mi tengono un po' così su di tono, l'unica cosa che posso prendere, costano, non li passa la mutua. Non posso fare le ecografie di controllo che devo fare, e non posso fare niente. E dal 2013 ho avuto un incidente domestico, chiamiamolo. Camminavo con il deambulatore, sono caduta, ho distrutto cioè mi si è rotto il braccio praticamente, e non rotto. In quel senso, praticamente ho come si dice, un tendine rotto, poi ho avuto la borsite, l'epicondilite,
e tutto quanto, praticamente la spalla non mi funziona più, la cuffia dei rotatori non funziona più e io non riesco più a muovere neanche la mano sinistra, quindi niente più deambulatore. E dovevo operarmi, ma per operarmi avrei avuto bisogno di assistenza H24 e riabilitazione. Sia dopo l'operazione, però anche per le gambe, per non perdere l'uso delle gambe, continuare a camminare, quindi assistenza H24 e terapie continue per recupero del braccio, ma per non perdere anche l'uso totale delle gambe. Invece mi hanno messo in carrozzina, mi hanno messo in carrozzina. E quella volta pesavo 47 kg, poi ho avuto dei problemi con la tiroide e adesso non so di preciso quanto peso, penso di essere arrivata a una sessantina di chili. E praticamente nella carrozzina è diventata piccola, non c'entro più. Se volete vederla, ci sono altri video dove si vede benissimo la carrozzina dove sto. E circa 9 mesi fa con la fisiatra, insomma, state viste le carrozzine, quella che andava bene per me, anche perché ho dei problemi di respirazione starci lì sopra. E, dato che hanno deciso che non devo operarmi perché tanto ho la sclerosi multipla, prima o poi dice che ti serve il braccio, quindi dal 2013 che ho una mano sola, quindi con una mano sola non si può fare nulla, completamente nulla, neanche svitare il tappo di una bottiglia, quindi non posso andare al bagno da sola, non posso mettermi a letto da sola, non posso cucinare, non posso fare nulla, poi sto seduta e non arrivo neanche a prendere le cose in frigorifero con una mano. Niente, insomma, cercate di immaginare a legarvi un braccio dietro la schiena e a cercare di vestirvi o di lavarvi o qualsiasi cosa, di mangiare, tagliare una fetta di carne, qualcosa. Va bene, mi sto dilungando. Allora, io chiedo questo, chiedo giustizia. Dal 2007 che non esco di casa da sola, perché senza assistenza non posso uscire. Dal 2013 che ho solo l'uso di una mano, quindi praticamente non posso fare assolutamente nulla. Allora, ho la legge. Tutte le leggi, la Costituzione, i diritti umani, i tanto citati diritti umani. Per me non esistono diritti umani. Io, se non mi portano fuori qualcuno, non posso neanche uscire di casa, non ho diritto neanche all'ora d'aria. Allora, io vorrei, per favore, giustizia, chiedo a Salvini, a Di Maio, alla ministra, buongiorno, per favore, voglio giustizia, voglio che chi mi ha costretto fino ad oggi a vivere torturata in questo modo, perché questa è tortura, esiste ancora il reato di tortura in Italia? Questa è tortura. Costringermi a vivere in questo modo, a dover aspettare qualcuno per poter andare in bagno a fare la pipì, lavarmi la faccia, le mani, poter bere. Io da sola non posso neanche bere. Quindi, per favore, voi che state al governo, occupatevi anche di me che sono disabile, gravissima, sola. E non sono la sola. Sai quanti ce ne saranno in Italia? Allora fatevi avanti, faccio un appello anche agli altri disabili. Non vergognatevi, alle famiglie che hanno disabili gravissimi in casa. Smettete di
di sopportare tante angherie. Ribellatevi, fate richiesta che siano rispettati i vostri diritti, perché io da sola non posso lottare per tutti voi. Non mi danno retta se sto da sola, non mi ascoltano. Io non vado sul telegiornale. A me Barbara D'Urso non mi chiama, non mi interesso io a Barbara D'Urso. Ho scritto a tutti, ho provato a telefonare. Ho fatto di tutti i colori, sono anni, anni che mando lettere, anni, lettere raccomandate tutte. La regione non ne vuole sapere nulla di me. L'unica proposta che mi hanno fatto, mi hanno detto che per malati come me c'è l'istituzionalizzazione, cioè mi devono mettere in una struttura privata che costa 7.000 euro al mese circa. Se risparmiano qualcosa arrivano magari a 4.500 euro al mese, però a spendere 3.500 euro al mese per farmi restare a casa mia e farmi fare una vita dignitosa, non ci pensano nemmeno. Sono 9 mesi che aspetto che arrivi la carrozzina su misura, mi hanno preso le misure. Sono mesi e una volta non si trovano una firma e un'altra volta la carrozzina non me la vogliono dare quella perché dovrei pagare qualcosa, poi dopo no, mi spetta e non si mettono d'accordo. Poi ci sono le ferie, devo aspettare che tornano le ferie. Loro si sono fatti tutte le ferie, ancora non si fa sentire nessuno, nessuno, fanno tutti finta che non esisto. Io esisto. Fateglielo capire anche voi, amici miei, che esisto. Per favore. Vogliono togliermi tutto, anche il sorriso e la voglia di vivere. Adesso vi lascio con un sorriso. Pensando che questa mattina una mia amica è venuta ad alzarmi dal letto, come viene tutte le mattine, quando possibilmente può, tutte le mattine è tornata e mi viene ad alzare. Questa mattina mi alza dopo avermi lavato e accudito e dato le medicine, mi dice: adesso andiamo al bar a fare colazione. Ha preso la carrozzina e mi ha portato al bar a fare colazione. Ecco, io sono uscita oggi, ho visto il sole stamattina. A questo io dovrei poterlo vedere tutti i giorni. Grazie, grazie a tutti, aiutatemi. Grazie, ciao.